Uno studio condotto sul polo logistico Amazon di Castel San Giovanni rileva che dal 2016 al 2022 c'è stato un grande aumento degli occupati nelle aree più vicine, nonché un incremento nel giro di affari complessivo delle aziende. La montagna si spopola, ma i dati dell'anno appena concluso danno un segnale di speranza. Se è vero che a Ottone nel 2023 non è nato alcun bambino e sono morte 11 persone, Bobbio va invece in controtendenza con un aumento di 5 unità. Per ripopolare le aree servono professionisti e infrastrutture, se ne è parlato a Nel Mirino su Telelibertà. Mentre giocava sul balcone di casa in via Vitali, a Piacenza, una bimba di 9 anni è precipitata da un'altezza di 4 metri. La piccola, in gravi condizioni, è stata portata in eliambulanza all'ospedale di Parma, stessa destinazione per un ragazzino che a sabato è caduto con il monopattino. Una famiglia di quasi 9.000 donatori che ogni anno dimostrano di avere un cuore grande come la provincia che rappresentano. È la realtà piacentina di Avis. L'anno scorso le donazioni sono state 14.794. Stamattina la 69esima assemblea provinciale. Calcio, il Piacenza, raggiunto in vetta al girone B di Serie D dalla Pro Palazzolo, non può permettersi passi falsi domani sul campo del Brusaporto. Pallavolo, la Gasseis riceverà Verona nei play-off che valgono l'Europa. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul sito liberta.it.